no, sì, è molto bello, insomma, vedere che Nola si ricorda e apprezza, insomma, quella che è stata la realtà della vetreria. Il ricordo di quando ero piccolo, che papà mi portava ogni tanto a vedere questi forni dove c'era una temperatura incredibile, era il crogiolo proprio incandescente, quando levavano i coperchi arrivava un calore rabbagliante. E poi c'erano questi operai che lavoravano, soffiavano il vetro, insomma io ero molto affascinato. E poi papà mi ricordo che ci faceva toccare la soda, che era apparentemente una sabbia bianca, però mettendo poi le manine sotto l'acqua si sprigionava il calore, insomma era un effetto chimico quella sostanza, non so come si chiamasse mo nella fattispecie, però non c'era pericolo, però quando si bagnava sprigionava calore. E questo mi Il grado di ricordo. parentela. E mio padre Pasquale e insomma tutti gli altri cinque fratelli sono i figli di Don Luigi, di cui porto il nome, che insieme ai suoi altri due fratelli, Mario e Carlo, mi pare, fecero, insomma, crearono la vetreria poi a inizio secolo, inizio Novecento, credo.